Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori. Domani, sabato 5 giugno alle 19:30, la parrocchia di Saione presenterà il recupero e l'ammodernamento delle strutture presenti nei campini di Saione, reso possibile grazie al contributo di molti parrocchiani. La rinascita di questa oasi di tranquillità, tanto cara al cuore delle persone del quartiere, verrà festeggiata con un brindisi augurale. Il programma della serata prevede anche la testimonianza di una famiglia adottiva e la presentazione delle attività per l'estate della parrocchia di Saione. Le persone interessate a partecipare devono comunicare per motivi organizzativi la propria presenza chiamando Patrizia al numero 329-2721-597 o Paola al numero 338-6558-020. È rivolto a persone di ogni età, con o senza esperienza. L'invito per la costituzione della Cappella Musicale Cattedrale di Arezzo, con il compito di animare nel canto le principali celebrazioni liturgiche. Le prove si svolgeranno tutti i venerdì sera, dalle ore 21 alle ore 23, presso la chiesa di San Michele ad Arezzo. Il primo incontro è in programma l'11 giugno. L'iniziativa è realizzata dal coro della Cattedrale di Arezzo in collaborazione con la delegazione aretina dell'Associazione Cori della Toscana Feniarco. Per informazioni chiamare il maestro Cesare Ganganelli al numero 349-4183-693 o il delegato per la provincia di Arezzo dell'Associazione Cori della Toscana Feniarco, Nando Manzo al numero 347-8508-427. A partire da oggi, venerdì 4 giugno, la prenotazione del vaccino anti-Covid, in modo particolare da parte di chi è sprovvisto di computer o smartphone o di assistenza di familiari, potrà avvenire chiamando i numeri telefonici attivati dalle tre ASL della Toscana. Contestualmente verrà disattivato Pronto Vaccino, il numero verde messo a disposizione a partire dallo scorso 16 aprile. Per l'ASL Toscana Sud-Est, ovvero per i cittadini delle province di Arezzo, Siena e Grosseto, il numero da chiamare è l'800 43 2525. La democrazia e il rispetto delle regole sono stati i temi del sesto concorso letterario Antonio Niccolò. L'iniziativa è stata promossa dal Circolo Acli di Ponticino in collaborazione con le Acli provinciali e con la FAP Acli di Arezzo, che hanno rinnovato l'appuntamento con un premio che anno dopo anno invita gli alunni delle scuole materne, elementari e medie a mettersi in gioco in un percorso creativo di riflessione e di confronto su argomenti di stretta attualità. Il concorso, dal titolo Siamo liberi se rispettiamo le regole, termina alle 11 di sabato 5 giugno in piazza Don Alcide Lazzari a Ponticino, con l'esposizione di una selezione di elaborati, con le premiazioni dei vincitori e con la consegna degli attestati ai partecipanti. L'Oro Ciuffenna Smart è la nuova app di comunicazione semplice e intuitiva del comune di Loro Ciuffenna ed è disponibile e scaricabile gratuitamente dagli store iOS e Android. La nuova app comunale è strutturata in diverse aree tematiche dai contenuti semplici sempre aggiornati. La sezione news contiene tutte le notizie che riguardano il territorio comunale, gli eventi e i servizi di interesse della comunità. Tramite la sezione avvisi di emergenza, i cittadini saranno immediatamente informati di tutti gli avvisi di pubblica utilità legati alla protezione civile e la gestione delle emergenze direttamente nel proprio smartphone e tramite una notifica push. Una giornata di screening sull'osteoporosi alla Farmacia Maestà di Giannino di Arezzo. Nel nostro focus di oggi approfondiamo come prevenire e come scoprire e curare per tempo questa malattia. Grazie per l'attenzione e buona visione. In Italia circa 3,5 milioni di donne e 1 milione di uomini sono affetti da osteoporosi. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, a causa di questa malattia ogni 3 secondi si verifica una frattura di femore, polso o vertebra. Nel nostro paese ogni anno, negli over 50, quelle di femore sono più di 90.000, mentre sono più di 70.000 gli accessi per frattura di vertebra registrati al pronto soccorso. Per aiutare le persone a scoprire per tempo questa malattia e per avere dei consigli su come prevenirla, la Farmacia Maestà di Giannino di Arezzo ha pensato di realizzare una giornata di analisi rivolta alla popolazione.
Abbiamo realizzato questa iniziativa, diciamo, come screening per la popolazione. È riferita essenzialmente alle donne, visto che la malattia dell'osteoporosi colpisce essenzialmente 200 milioni di persone nel mondo. Ecco. Per cui la paziente che precedentemente ha prenotato attraverso un'applicazione che abbiamo noi e segue questa misurazione della densità dell'osso. L'osso del calcagno viene preso, perché il calcagno è un osso piccolo, spugnoso, che praticamente può riflettere l'osteoporosi vertebrale. E viene fatto in maniera non invasiva, non ci sono raggi X, è solamente ad ultrasuoni. Una volta che viene realizzato questo esame, viene fuori un piccolo referto. Da questo piccolo referto la persona capisce se è all'osteoporosi, se è in osteopenia oppure in normalità. Chiaramente tutto poi viene convogliato e indirizzato al medico di medicina generale, che effettuerà le sue opportune analisi o rivaluterà la paziente stessa. Quanto è importante, anche se vogliamo ricordarlo, fare delle analisi in questo caso? Allora, è importante innanzitutto per un discorso di prevenzione, perché l'osteoporosi comunque di per sé stesso ha delle implicazioni sia di tipo invalidante e sia di tipo sociale. Una persona che ha un'osteoporosi non ha una efficacia nel lavoro, nella vita quotidiana, come una persona normale. Una prevenzione come questa, uno screening, una prevenzione come questa consente poi dopo alla paziente stessa magari di intraprendere determinati approcci terapeutici o stile di vita, perché ricordiamoci che è importante la terapia, ma è importante anche lo stile di vita, in modo tale da migliorare la sua qualità dell'osso, che poi si riflette in un miglioramento della sua qualità della vita stessa, della persona. Che cosa si può consigliare anche dal punto di vista di questa malattia per quanto riguarda la prevenzione, ecco, lo stile di vita salutare? Allora, per quanto riguarda i discorsi di prevenzione, certamente praticamente l'attività fisica e uscire fuori, andare a passeggiare, prendere il sole sicuramente è la base, diciamo, per la prevenzione dell'osteoporosi stessa. Sappiamo che la vitamina D nell'epidermide, il sole l'attiva, per cui è importante stare fuori, uscire. Come è importante stare fuori, uscire e andare a fare delle passeggiate, questo è fondamentale. Dal punto di vista alimentare si può praticamente intervenire con degli alimenti fortificati, ricchi di vitamina D, si può intervenire praticamente con del calcio, anche se praticamente una fase, diciamo, poi di livello di vitamina D e di calcio da dover sempre parlarne con il medico, perché poi è il medico di base stesso che appronterà delle analisi per vedere come sta la paziente. Ecco, la prevenzione migliore, diciamo, iniziale si effettua con delle passeggiate, si effettua praticamente con l'esposizione al sole. Questa è la base, diciamo, la striscia basilare per poter affrontare una prevenzione. Ricordiamo anche che cos'è in particolare l'osteoporosi, cos'è questa malattia e se ci sono anche dei campanelli d'allarme per cui uno può capire che è bene fare una visita, farsi controllare. Allora, l'osteoporosi, diciamo, quella classica caratteristica, quella postmenopausale, la perdita, la riduzione degli ormoni determina un po' uno sfaldamento dell'osso. I campanelli d'allarme possono essere numerosi, tra cui dolori, una fragilità ossea, quindi sono questi essenzialmente le cose da stare attenti. Uno screening dopo la menopausa è comunque consigliabile, perlomeno una analisi ogni 1-2 anni per vedere la salute dell'osso è fondamentale, questo qui, per poi cercare di prevenire quella che è una malattia che può diventare estremamente invalidante.